Allora, io all'inizio avevo pensato di non fare questo video. Non so neanche da quanto tempo è che io non faccio i video di trucco. Poi avevo pensato di non farlo parlato. Ma poi mi sono detta che video è senza parlare. Quindi lo faccio. Allora, raga, buongiorno a tutti. Voglio ricreare un trucco perché oggi mi va di truccarmi, domenica pomeriggio e mi va di truccarmi. Vi spiego subito, come sempre faccio un occhio, l'altro occhio farò questo di qua o questo di qua, questo di qua. E l'altro lo faccio off camera, ovviamente, vi faccio vedere il risultato. Questo è un trucco semplice, carinissimo, un po' così. Vi lascio il pezzo di video. Basta. Mi trucco. E poi mi trucco in live su TikTok. Mi trucco poco. Raga, io mi trucco poco, mi trucco poco. Iniziamo subito col tir-tir. Non so se avete visto, è diventato virale, mi è stato mandato da YesStyle. Lascio sotto comunque i tutto, cioè il sito dove mi è stato gentilmente omaggiato, il mio codice sconto e il link a questo bellissimo fondotinta che è stupendo, ora vedrete. Non metto primer perché comunque, raga, io non devo uscire né niente, perciò non ha senso. Allora, io mi trucco e mi strucco. Non è che devo andare da nessuna parte, perciò sì, mi trucco bene, ma non mi trucco come mi truccherei se devo andare in serata. Ecco, questo pomino è bello se non avete le unghie di 6 km. Allora, il fondotinta è Couchon. Coprentissimo, è bellissimo, è stupendissimo, non ti che ve lo dico, cioè ovvio. Se lo sto usando vuol dire che mi piace, altrimenti non lo utilizzerei. Ma io non so, perché quando mi trucco parlando i trucchi escono brutti. Quando mi trucco off camera i trucchi mi escono una bomba, cioè sembro truccata da, non lo so, da mani esperte. Collo e poi finalmente sfumo tutto. Uniformiamo questa situazione perché altrimenti sembro uscita da una catacomba. Ok. Cos'è? Dimmi. Ciao, Yudin. Cioè, la domanda mi sorge spontanea. Dov'è il mio correttore? Perché è il tempo di truccarmi, poi mi strucco. Gli indiani, sono arrivati gli indiani. Meno male che sono arrivati gli indiani e non i russi. Comunque, raga, allora io ultimamente sto facendo tante cose. Cioè, sto facendo tante cose, ma non in particolare qui su YouTube, eccetera. Nella mia vita sto facendo veramente tante cose nella mia vita. E quindi, cioè, a me manca fare le cose su YouTube e tutto. Io lo voglio fare, cioè, come faccio, raga? Cioè io dovrei chiudermi in casa, ok? E svegliarmi la mattina, poropopo. No, svegliarmi la mattina e fare video su YouTube. Se no come faccio, scusatemi. Mettiamo la cipria ora. Iniziamo con quella polvere lì, sì, compatta. Cioè, ma perché voi lì mi vedete male? Io sono tutta tipo bambola di porcellana. Mamma mia, che schifo. Vabbè. Facciamolo così, tanto. Non mi piace per niente senza primer. Lo devo dire spassionatamente. Senza primer, bocciato. Sto fondotinta. Col primer proprio si sfuma meglio. Cioè, si stende molto meglio e tutto. Forse la pelle è preparata, ora la pelle secca. E quindi non. Vabbè. Passiamo alle Sobrax. Le Sobrax.
tutto questo tanto sarà velocizzato perché le calende greche per le mie sopracciglia da regina cattiva. Ovviamente il trucco è rivisitato alla Paola, ciao! Ui, ma allora mi cade tutto, chi è che mi sta pensando? Il mio cagnolino non mi guarda, perché ti ho detto di cagnolino. Allora, passiamo subito agli occhi. Perché poi il resto del viso me lo faccio in corso d'opera. Allora, prendiamo prima di tutto lo scotch, perché come avete visto anche lei, la zia, usa lo scotch. Poi avevo pensato di usare queste due palette, vi faccio vedere subito. Una, e cioè la 25C di Morphe. E due, la Pretty Grunge di Huda Beauty. Forse però utilizzo solo lei, non ne sono proprio certa. Ok, forse utilizzo solo lei. Perché vedendo Hope potrebbe andare bene come marrone freddo, perché di là i marroni sono tutti caldi. E vedendo il video, qua ci sono dei peli. Ah, perché la base è appiccicosa, vabbè. Vedendo il video di là, questi due principalmente posso utilizzarli per fare la... Iniziamo subito col mettere lo scotch, ragazzi. Così. Perfetto. Prendo Hope della Pretty Grunge. Cerco uno dei miei pennelli preferiti. Da sfumatura di, non so se vi interessa, Evelyn, lo trovate da ADM. Amore, vai a cuccia perché sennò mi arrabbio. E comincio subito. Abbiamo detto che faccio quest'occhio perché mi è più comodo da farvi vedere. Allora, cominciamo subito con lo scuro, raga, andiamo senza paura. Come diceva mia zia quando mi stavano venendo le prime smagliature, metti l'olio di mandorla senza paura. Anche qui, ragazzi, vi devo dire la verità, si vede che non c'è il primer. Jeffree Star, che ancora oggi non ho capito perché tutti lo detestano, che fa delle cose bellissime. Vabbè, Jeffree, io sono dalla tua parte, sappilo. Poi, andando avanti, abbiamo una bella sfumatura pesante. Prendo un altro pennellino da sfumatura, penso di prenderne uno praticamente uguale. No, vabbè, ci prendiamo questo qua di Essence, della linea della Disney con Scar. E utilizzo Love Anarchy, che è un colore in transizione, diciamo... Cos'è, un caffè latte? Anche se il mio caffè latte preferito, andiamo subito a pescarlo perché questa è una punta di rosa e a me non piace. No, beh, però questo Love Anarchy lo uso per sfumare qua sopra, perché come base per i glitter voglio un altro colore, che ora vi faccio vedere. Sfumiamo un po' il tutto, amalgamiamo, ok. E ora vi faccio vedere un'altra palette ancora, raga, per un occhio tre palette, vabbè, ma voi mi capite. Prendiamo la Blood Sugar di Jeffree. Ecco, io ho una critica da fare a Jeffree, però ve la faccio poi dopo. E prendiamo... mi ha dato tutto nell'occhio. Un mix tra Cake Mix e Sugar Cane.
Questi due. Ma il mio preferito di tutti è questo comunque. Però volevo una puntina anche di nocciolino. E prendiamo un altro pennello. Questo qui è di Jessup, il 221. 22177 come il prefisso del Senegal. Allora, c'è però una setola che viene fuori, non vorrei mi desse fastidio nell'applicazione, perciò la tiriamo via. Non so neanche perché. Ok. Prendiamo un mix tra questi due colori. E vado qui all'inizio, che però mi ha scurito un po' rispetto a come lo desideravo io, però. Comunque mi va bene come base per glitter. Ora riprendo il colore più chiaro, lo metto qui all'inizio. Perfetto. Ora, con la palette di Morphe scaldiamo il marrone finale e ci siamo. E poi si va con i glitter. E anche lì ho una domanda da farvi. Utilizzando sempre il pennello che ho utilizzato all'inizio per il marrone freddo freddo, questi non hanno i nomi, quindi prenderò sicuramente questo, magari qualcosa di caldino così, o comunque uno di questo, questo caldino per scaldare un po' la situa, perché mi piace freddo, ma così è un po' too much. Voglio comunque una punta di marrone. Un capello che proprio non vuole stare indietro e niente, lo lasciamo lì. Scaldiamo un po' la situa qua. Ma comunque sta luce, raga, fa schifo. Ok. Le righine, raga, ma perché appunto non ho top top, questo mi piace da morire. Perfetto. Ok, ci siamo. Sì, ci siamo, è bellissimo, mi piace. Ora prendiamo i glitter. Io non so se applicare questi o applicare quelli della palette. La risposta è una ed è semplice, entrambi. Quindi vado con Rebel, ci puccio il dito e faccio così. Eccoli, ok? Voi forse non vedrete perché. Allora, unghie lunghe bellissime, ma il problema è che mi è andato un po' sopra. Vabbè. Ok. Ora con un pennellino di precisione ci aggiungiamo questo, che sono dei Multicrumb Flakeless e Shadow Topper. Eccolo qua, sempre di Essence, chiuso come un gel per unghie, guardate. E vi faccio vedere, prendete che prendo un pennellino minimicro. Poi prendo questo che è proprio per il glitter. Faccio vedere. Ho lasciato la carta argento per non farli asciugare. Guardateli. Wow, meravigliosi. Ok. E sistemo qui all'interno vedete? Io li vedo bene, forti e chiari. Cerchiamo lì. Ok. Sono bellissimi. Ora, raga, facciamo l'eyeliner
e uso il mio eyeliner preferito, cioè questo qua di NYX, l'Epic Ink. Facciamo una riga sottilissima, raga, ecco i glitter. Olè! No, raga, no, 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 cioè no, stava andando tutto bene, no. Vabbè. Ok. Ok. Facciamo l'eyeliner. Sottile, raga. Io me lo porto un po' anche fuori. Perché a me personalmente piace. Ok. Così togliamo, voilà, un pochino lì fuori, top. Adesso sistemiamo anche il sotto, non preoccupatevi. Facciamo così. Voilà. Ok, lo sto inspessendo troppo, lo so, ma avevo sbagliato. Secondo me comunque l'ho inspessito troppo, cioè ha coperto tutto il bello dei glitter, però vabbè. Ora andiamo con lo stesso pennellino che abbiamo. Ah, prima di tutto la matita nera. All'interno dell'occhio, ma non arriviamo fino a dentro proprio. Io uso la Kajal, la Kajal di Kiko, perché è la mia preferita. Sfumiamo un po' anche sotto, così. Effetto dark. Poi prendo un pennellino piccolino, cioè più che piccolino a lingua di gatto. Non è proprio lingua di gatto, ci sono glitter ovunque, scusate. Un pennellino così, un po' più piccolino, che possa consentirvi di andare qua sotto a sfumare. Sfumiamo prima col nero, il nero, e poi col marrone. Infine, perché c'è effetto drama, infine, sempre con il pennellino dei glitter, quelli morbidi, diciamo, in crema, li mettiamo all'interno dell'occhio. Fa l'effetto punto luce. Prendiamo un po' anche quelli di quelli là schiacciabili, ma non verranno mai. Ah, sì, vengono. Ok. Per avere una continuità con il sopra e il sotto. Ok. Di bello pieno, perfetto. Ora, mascara. Dov'è? Io uso questo di Essence, il Lash Princess Sculpted Volume Mascara, quello viola, ma non so sconsigliarvi il mascara perché io ho le ciglia più piccole del mondo, quindi non lo so. Come vedete, con e senza mascara a me praticamente non cambia nulla.
Forse dovrei fare la laminazione, non lo so, però le mie ciglia non esistono. Lo mettiamo anche sotto perché vi apre lo sguardo. Vedete che bello? Io ovviamente ho sbagliato, però questo è lo scovolino troppo grosso. Ora ciglia finte. Io provo a appoggiare le mie non preferite, guardiamo un paio qui, perché secondo me le mie preferite sono troppo grosse per questo tipo di trucco. Ho scoperto che la Duo da Primark costa 5,50 euro, se vi interessa. Perché da MAC costa 11 euro, non riesco a capire, lo stesso prodotto, cioè cosa cambia, vabbè. Malandrino! Aspettate che la sistemo. Comunque posso dire una roba. A me Achille Lauro mi piace. Cioè bello. Mi piace com'è lui, non so come parla, come... Ok. Allora, sapete perché in fondo questa ciglia finta è un po' così, eh? E non è bella aperta così? Perché mi ci sono addormentata un giorno. E mi dispiace buttarla via. Forse avrei dovuto mettere quelle nuove che ho. Vabbè, ormai ho messo queste, perciò... Arrivo, faccio l'altro occhio, arrivo. Comunque qua forse aggiungo un po' di nero. Allora, raga, il problema qui è uno, che la ciglia finta a me sembra diversa l'una dall'altra. I glitter sono bellissimi, dopo vi faccio vedere un'altra. Adesso facciamo velocissimamente con... Allora, questo blush... No, vabbè, prima facciamo contour. Amore! Ce l'ho portato prima di fare il video, giusto perché non mi rompe le balls. Uso sempre questo di Kat Von D, che non so, dovrò comprare la palette perché appena finisce questo, raga, io sto ruinato. Dopo comunque vi porto in bagno con un'altra luce, così vedete quanto sono fatta bene. Ha fatta male, perché qui sembra che sono brutta, non so perché. Ok. Cioè, anche adesso mi sto sfumando il contour. Lì sembra macchiozza, qui sono bella sfumatissima. Guardate, lì sembra una macchiona. Vabbè, dopo vi faccio vedere. Timmy! 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 Questo è il modo per richiamare il cane. Timmy, Timmy, Timmy. E come si chiama il cane? Indovinate un po'? Giumbo. Ma cos'è qua? Ma cosa c'ho qua, scusatemi? Appena ho fatto il contour, sistemo lì che non so che cacchio. Smettila! Come blush utilizzo questo qua in crema di Essence che si chiama Baby Got Blush nella colorazione. Timmy smettila, questa è la colorazione Timmy smettila, no, la colorazione è... Boh, sono due. Non vi so dire la colorazione, mi dispiace. Ah, qui è scritto, scusatemi. Tickle Me Pink, 10. Spostati, testoni. Udestoni catieni.
Adesso io non trovo il pennello che uso per... Ok, questo. Uso questo pennello fatto così. Lo scarico, o lo prendo direttamente da qui o lo scarico prima sulla mano. Così, tampono un po' sulla mano. Ok, e poi... Pam, 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 pam. Io sono sempre stata una contro il blush, ultimamente mi piace. Però io vorrei assolutamente cambiare questa location per farvi vedere che non sono ammappazzata così come sembra. Appena andiamo in bagno vi faccio vedere la realtà dei fatti, perché sembra che... Ora con la spugnetta, scusate, devo farmi il contro al naso, scusate, sto andando in fretta perché il cane sta letteralmente breaking ball, ok? Prendo un pennellino tiki tiki, faccio un secondino qua, un po' di contro al naso. Giusto un pochino, pochino per assottigliare un attimo. Poi con la spugnetta uniformo il tutto. Ora metto l'illuminante, utilizzo sempre questo di Essence, l'Unicorn Love Liquid Highlighter, che ce l'ho solo io, non chiedetemi, è di Essence, però non lo fanno più. Ne metto un goccino micro qui, che io adoro, un goccino micro qui, e sfumo subito. Poi un goccino micro qui. E sfumo subito perché sennò mi divide la base. Mi è andato un po' troppo qua sotto, fa niente. E un goccino micro qui. E me lo sfumo subito. Esattamente come dovrebbe essere, cioè così, va bene. Dopodiché passiamo alle labbra. Per le labbra lei fa tutto molto marrone, quindi lo faremo anche noi. Però io la matita labbra ora marrone, marrone, marrone ce l'ho di là, perciò useremo una che c'è di qua. Guardate, facciamo così. Mi faccio un po' di contour con questa che è scura scura ed è di Essence, la numero... Non sapremo mai, raga. Non sapremo mai. Più che marrone o mattone? E come gloss utilizzo sempre uno di Essence che non so se ci tiene anche questo, è lo Shine 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 colorazione 07 Happiness in a Bottle. Si è un attimo amalgamato tutto. Non mi piace come colore, però. Ci sta questa combo labbra? Io la vedevo più marrone, voi cosa dite? Raga. Probabilmente nei video
mettere un'altra colorazione. Aspettate. Ok. Adesso andiamo in bagno che vi faccio vedere la realtà dei fatti, perché qui si vede poco, è un cacchio. E mi lavo anche le mani. Cioè, vedete che non sono come si vedeva di là. Sono molto più soft. Non so perché di là si vendevano queste macchiozze. Cioè, guardate lo specchio. Non ho macchiozze. Spero che vi sia piaciuto. Vi mando un kiss.